Su YouTube ormai è pieno di video di cose che pensavi fossero vere e in realtà non lo sono. E giusto per cambiare, noi abbiamo deciso di fare il contrario, ovvero 5 fatti veri che sembrano scemenze. La Nintendo esisteva nello stesso periodo dell'Impero Ottomano. Una è una compagnia giapponese, conosciuta principalmente per un tizio di nome Mario. L'altro è un vasto impero islamico fondato nel XIV secolo e governato da sultani. Beh, queste due cose sono esistite insieme per ben 33 anni. Infatti, la Nintendo è stata fondata nel 1889 e l'impero ottomano cessò di esistere nel 1922, in seguito alla Prima Guerra Mondiale. Nell'oceano ci sono 20 milioni di tonnellate d'oro che non appartengono a nessuno. Per farvi capire quanto sia, pensate che il suo valore si aggira attorno agli 800 bilioni di dollari. Il problema è che questa quantità è distribuita in tutto l'oceano, quindi è abbastanza difficile trovarla. Ma potreste essere fortunati come dei tizi in Colombia, che hanno trovato dell'oro proprio sotto la costa Cartagena, per un valore di 1 miliardo di dollari. Vai a prendere un attimo un mazzo di carte. Bene, mescolalo e tada! Complimenti, hai fatto qualcosa che nessun altro ha mai fatto nella storia dell'umanità. Non che sei il primo a mescolare un mazzo di carte, quello non avrebbe senso, ma sei il primo che ha mischiato il mazzo in quello specifico ordine. Sì, perché ci sono tantissime combinazioni in cui si può disporre un mazzo di carte. E se la parola tantissimo non ti convince, beh, allora lo farà questo numero. Impressionante, vero? Eh? No, 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 aspetta, non questo, aspetta, 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 questo. L'Arabia Saudita importa cammelli dall'Australia. Innanzitutto sì, ci sono cammelli in Australia. Sono stati portati lì nel XIX secolo dall'Arabia, dall'India e dall'Afghanistan, perché erano un ottimo mezzo di trasporto. Ma quando arrivò l'energia combustibile, le cose cambiarono e i cammelli non furono più necessari. Oggi questi cammelli vengono venduti all'Arabia Saudita e purtroppo sono usati come pietanze nei ristoranti. Hitler è stato nominato per il premio Nobel per la pace. Sì, proprio lui, quello che causò la morte di decine di milioni di persone, quello col baffetto, esatto. 3 mesi dopo l'invasione della Polonia, nel 1939, Hitler era stato nominato al Nobel dal politico svedese Erik Gottfried Christian Brandt. Qua, 4 nomi aveva sto tizio. Un'altra nomina in quell'anno è stato Gandhi. Beh, la giuria non aveva capito che la nomina da parte di Gottfried era ironica. Infatti, lui era un noto antifascista e voleva solo provocare i nazisti ed Hitler. Quando però realizzò che la giuria non era composta da persone molto intelligenti e che quindi presero sul serio la sua nomina, la ritirò immediatamente. Quell'anno non vinse nessuno il premio Nobel a causa della guerra. Ecco ragazzi, questi erano 5 fatti veri che sembrano scemenze. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace ed iscrivetevi, e se avete voglia, condividetelo con i vostri amici.